Dal gelato alla Nutella, la crema al gusto wafer e cioccolato dei celebri snack di casa Pernigotti ce ne sarà per tutti i gusti in questo lungo weekend dedicato al Festival del Gelato. Da oggi e fino a domenica prossima il Parco Mascagna del Vomero ospita la tappa partenopea della manifestazione più attesa dell'estate. In gara 8 maestri gelatieri pronti a sfidarsi con altrettanti gusti originali all'interno del Buontalenti, il primo laboratorio mobile da gelateria creato a vista proprio per ammirare la maestria dei concorrenti. 4 giorni da gustare qua al Parco Mascagna, Giardini di Via Ruoppolo al Vomero, tante le cose, corsi, show cooking, gelatieri in gara, gusti particolari, il vero gelato Nutella, insomma ce n'è veramente di tutti i colori e i gusti. Dalle 12 alle 22 ad accogliervi l'Istituto Cavalcanti con tanti ragazzi dell'istituto che sono impegnati nella manifestazione e poi ingredienti locali. La manifestazione, che quest'anno si inserisce nel programma di Napoli per Expo, è realizzata con la collaborazione del Comune e diretta dal maestro gelatiere Antonio Mezzalira, che per l'occasione ha creato un gusto originale dedicato a San Gennaro. Centinaia di persone avranno il piacere di gustare i prodotti di alcuni dei maestri gelatieri più importanti della città e del nostro paese. Ed è bene che questa tappa di Gelato Festival si svolga a Napoli, perché Napoli è la capitale del gelato e soprattutto quest'anno una scelta di valorizzare nella produzione del gelato tutto ciò che è a chilometro zero, quindi i prodotti più vicini a noi, perché di nuovo identità, qualità e innovazione sono un connubio e un gusto, potrei dire, fondamentale per crescere, per affermare l'identità di una città straordinaria come Napoli. Il vincitore della tappa napoletana, proclamato da una giuria tecnica e dal voto popolare, parteciperà alla finale europea di Gelato Festival che si terrà a Firenze dal 1 al 4 ottobre.